Ciao, bentornati sul mio canale YouTube. In questo video vedremo come estrarre da un file immagine, da un dispositivo a blocchi, esempio un hard disk o un pendrive, tutti gli spazi interessanti per un'analisi forense. Esempio lo spazio dei file cancellati, lo spazio dei file non allocati derivanti da data carving, lo slack space, che è lo spazio che si crea tra la fine di un file e la fine del cluster sul quale è allocato. E tutti questi spazi, una volta creati, possono essere indicizzati nei loro contenuti, quindi anche nei loro file, in un database. In questo esempio specifico vedremo come lavora KS2.1, un piccolo bash script realizzato dal sottoscritto in collaborazione con altri che poi vedremo, che lavora con un programma che si chiama Recall, che opera su un database XapianDB. Utilizza anche altri strumenti esterni come Photorec, Sleutkit e così via. Anzitutto vediamo che cos'è Recall. Recall si può scaricare da questo sito www.lesboncomptest.com. Abbiamo il pacchetto per Ubuntu che si può installare seguendo queste istruzioni. Una volta che lo installiamo, chiaramente in questa demo è già installato, possiamo scaricare da script4cf. sourceforge.net, quindi scripts4cf per chi non ha capito, che è un sito che ospita parecchi scriptini, bash script e piccole utility costruite da me, come anche da altri amici collaboratori che si dilettano nella scrittura di tanti piccoli strumenti per la computer forensics. Vediamo cosa fa KS. È uno strumento per cercare le keywords, le parole chiave, che è un bash script, lavora sia sulle immagini DD, non lavora ancora su EWF o AFF, ed estrae tutto i file cancellati, lo slack space e, come abbiamo detto prima, tutti gli spazi che ci possono servire. Lavora utilizzando Sleutkit, Photorec, MD5 Deep e Recall. Chiaramente in questo esempio è stato già scaricato. Allora, andiamo a vedere che cosa succede. Questo è KS. In KS, se lo apriamo, c'è un file README che vi spiega un po' le istruzioni. Dovremmo copiare questi due file in queste cartelle laddove ci fossero, se no, semplicemente copiamo i file MIMEConf e MIMEMAP nella directory USR share recall examples, e in più il file RCL bin lo trasferiamo in USR share recall filters e gli diamo con il sudo il permesso di esecuzione. Fatto questo, KS è già in azione. Chiaramente KS dobbiamo renderlo eseguibile per poterlo eseguire come bash script. Allora, andiamo a vedere un po' come funziona. Si lancia in questa maniera. Controlliamo sempre via mounter il nostro dispositivo, che è sempre la chiavetta Lexar 243, 250 mega circa, che si trova sullo slash dev slash SDA1 come partizione, ma il dispositivo è slash dev slash SDA. Quindi lanciamo il nostro KS. Ecco, ci chiede il file immagine o il device. Chiaramente noi scriveremo slash dev slash SDA. Chiede la cartella di output di uscita, che chiameremo kane slash, scusate, slash home slash kane slash hexar, per esempio. Ora ci chiede e ci fa vedere che la chiavetta e la pendrive è formattata in NTFS e in NTFS e parte dal settore 63, e quindi noi scriviamo 63. A questo punto sta recuperando i file cancellati, l'ha già fatto. Ora sta facendo l'operazione di data carving tramite Photorec. Nel frattempo possiamo dare un'occhiata al codice di KS. Vediamo che KS, anzitutto ringrazio i collaboratori che mi hanno aiutato nella costruzione di questo
strumento, Raul Capriotti, Jean-François Docquesse, che è il costruttore di Recall, il programmatore di Recall, Christophe Grenier, che è di Photorec, Raffaele Colaianni, Gianni Amato e John Lehr. Infatti vedete che lo script inizia richiedendo il file immagine o il device, l'output directory, il settore, dopodiché c'è il recupero dei file cancellati, lo slack space che qui ho commentato per non perdere tempo, perché insomma può far perdere molto tempo, poi il Photorec che lavora solo sullo spazio libero, cioè quindi quello non allocato nemmeno tra i file cancellati, quindi tutto ciò che non è più indicizzato dal file system, dopodiché fa un confronto MD5 per eliminare i doppioni di ciò che potremmo trovare nello spazio di carving con quello che abbiamo trovato nello spazio dei file cancellati. A quel punto KS lancia, configura Recall, indicizza, mette tutto in database e lancia il Recall per la nostra ricerca su stringa. Vediamo a che punto è. Ecco, ha già finito il carving, recall e is indexing, quindi sta indicizzando tutto quello che ha estratto da. Andiamo a vedere nella cartella di output, nella directory di output, e vediamo che c'è la directory delete che contiene i file cancellati, che in questo pendrive sono solo queste 5 immagini. Abbiamo il free space con la cartella creata dal data carving, che ha trovato un PDF e svariati TXT. Poi abbiamo l'SDA, che invece è lo spazio allocato, cioè quello visibile. Quindi abbiamo tutte e tre le possibilità, e lo slack space è vuoto perché l'abbiamo disabilitato. Abbiamo tutte e tre le possibilità: spazio allocato, spazio di carving solo sullo free space e file cancellati. A questo punto, dopo che questi tre spazi sono stati estratti dal device, in questo caso dal device potevamo avere anche una immagine DD, quindi bit a bit o RAW, come si suol dire, ecco che parte il recall. A questo punto possiamo vedere tutta la potenza di recall. Per esempio, se cerchiamo John, ecco che John lo trova in tutti questi file, in cui possiamo vedere, per esempio, una preview. Ci metto un po' perché forse eccolo qui. E qui c'è una preview del file, come anche potrebbe esserci in un file PDF, si nota anche il percorso home, che è in Lexar, SDA, document settings, crank, bla bla bla, e abbiamo qui il PDF indicizzato, al cui interno è stata trovata la parola John. Come potremmo cercare anche Blade, vedete che l'ho trovato sempre in password o in hdat. Vediamo un preview. Di hdat, forse questo, eccolo qui. Blade Server, siamo in macchina virtuale. E così via. Potremmo anche cercare per estensioni, per esempio JPEG. Ora, qui ci sono più occorrenze, vediamo che ci sono le preview, la open, possiamo fare svariate cose. Allora, il discorso principale non è tanto parlare di KS, che è un piccolo script bash, migliorabile sicuramente, ma quanto quello di far capire la filosofia del tutto, ossia il fatto di poter di capire di dover estrarre tutti gli spazi per poi lavorarci su. Quindi, una volta estratti questi spazi, quindi file cancellati, quelli del data carving e quelli allocati, abbiamo la possibilità di lanciare su questi spazi qualsiasi strumento, anche strumenti per Windows. L'importante è indicizzarli tutti, metterli in un database e poter così fare le nostre ricerche. Al posto di Recall si potrebbe utilizzare anche qualche altro strumento per Windows. Spero che questo video sia utile e
e che magari stimoli qualcuno a creare qualche altro software open source per Linux o anche per Windows che faccia questo tipo di lavoro, perché molte volte il quesito che viene richiesto è di cercare per parole chiave un contenuto, un qualcosa sugli hard disk, sui pendrive, oggetti di indagine. E quindi più riusciamo a farlo in modo automatico, e meglio è per tutti. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati miei ospiti sul canale YouTube e arrivederci e alla prossima. Ciao!